Welcome to Italiano in 7 Minuti, the Italian course where everything is free. Podcast, videos, PDF, and even hugs. As always, if you are still a beginner, I remind you that you can find the total script of the video in the description. Vincent van Gogh nasce nel 1853 in Olanda ed ebbe, a causa della sua estrema sensibilità di artista, una vita molto tormentata. Figlio di un pastore protestante, mentre ancora vive a Zundert, Vincent esegue i suoi primi disegni. Inizia poi la scuola e impara francese, inglese e tedesco. Per la prima volta inizia a dipingere. Terminati gli studi, va a lavorare come impiegato in una casa d'arte a Parigi. Compie frequenti visite anche ai musei di Londra. Nel maggio del 1875 viene definitivamente trasferito a Parigi. Il trasferimento nella città francese, dove già risiede il fratello Theo, segna l'inizio del periodo, appunto, francese, interrotto solo da un breve viaggio ad Anversa alla fine dello stesso anno. Molto del suo tempo lo spende assieme al fratello, e i due, da quel momento, iniziano una corrispondenza che durerà tutta la vita e che rappresenta, ancora oggi, il mezzo migliore per studiare le opinioni, i sentimenti e lo stato d'animo di Vincent. Durante il soggiorno parigino, l'artista scopre la pittura impressionista e approfondisce l'interesse per l'arte e le stampe giapponesi. Conosce molti pittori, tra cui Paul Gauguin, che apprezza particolarmente. La loro sarà una relazione assai turbolenta, con esiti anche drammatici, come testimonia il famoso episodio del taglio dell'orecchio. Si suppone, infatti, che Vincent abbia assalito Gauguin con un rasoio. Fallito l'attacco, in preda ad una crisi di nervi, si taglia il lobo dell'orecchio sinistro. Intanto, mentre la sua carriera lavorativa peggiora, la sua dedizione agli studi biblici raggiunge un livello ossessivo. In seguito, Van Gogh viene assunto in Inghilterra, in un piccolo collegio. Più avanti, nel corso dell'anno, Vincent ottiene un nuovo incarico, quale insegnante presso il reverendo Jones, un pastore. Il 29 ottobre, Vincent Van Gogh pronuncia il suo primo sermone domenicale. Man mano che il fervore religioso di Vincent aumenta, il suo stato di salute fisico e mentale volge al peggio. Il 1880 è un punto di svolta nella vita di Van Gogh. Abbandona completamente i suoi propositi religiosi e si dedica esclusivamente a dipingere poveri minatori e tessitori. Theo inizia ad appoggiarlo finanziariamente, una situazione che si protrarrà fino alla fine della vita di Vincent. Più tardi, nel corso dell'anno, intraprende studi formali di anatomia e prospettiva all'Accademia di Bruxelles. Incontra Clasina Maria Hornick, detta Sion, una prostituta gravata, fra l'altro, dal mantenimento di una figlia di 5 anni ed incinta di un altro figlio. Mentre continua i suoi studi
e dipinge in compagnia di alcune nuove conoscenze, il suo stato di salute va nuovamente deteriorandosi, tanto da dover essere ricoverato in ospedale per gonorrea. Una volta dimesso, inizia alcune sperimentazioni pittoriche e, dopo più di un anno trascorso insieme, pone termine alla sua relazione con Sion. Più tardi, nel corso dell'anno, Vincent si trasferisce dai suoi genitori, mette in piedi un piccolo studio per lavorare e continua a fare affidamento sul sostegno economico di Theo van Gogh. Estende i suoi esperimenti fino ad includere una maggiore varietà di colori e sviluppa un grandissimo interesse per le incisioni sul legno giapponesi. Tenta di intraprendere una qualche formazione artistica alla scuola di belle arti francese, ma respinge molti dei principi che gli vengono insegnati. Desiderando continuare con qualche tipo di educazione artistica formale, sottopone alcuni dei suoi lavori all'Accademia di Anversa, dove viene posto in una classe per principianti. Come ci si aspetterebbe, Vincent non si trova a suo agio all'Accademia ed abbandona. Nel 1888, un anno fondamentale nella vita di Vincent van Gogh, lascia Parigi a febbraio e si trasferisce nel sud della Francia. All'inizio, il cattivo tempo invernale gli impedisce di lavorare, ma una volta arrivata la primavera, inizia a dipingere i paesaggi in fiore della Provenza. Si trasferisce infine nella Casa Gialla, una dimora che ha preso in affitto dove spera di stabilire una comunità di artisti. È il momento in cui riesce a dipingere alcune delle sue opere migliori, ma anche il momento delle sue già accennate tensioni con Gauguin. Durante la prima parte dell'anno, lo stato di salute mentale di Vincent oscilla paurosamente. A volte è completamente calmo e lucido. Altre volte soffre di allucinazioni e fissazioni. Continua sporadicamente a lavorare nella sua casa gialla, ma la frequenza crescente degli attacchi lo induce, con l'aiuto di Theo, a farsi ricoverare presso l'ospedale. Per ironia della sorte, mentre lo stato mentale di salute di Vincent continua a peggiorare nel corso dell'anno, la sua opera inizia a ricevere riconoscimenti presso la comunità artistica. I suoi dipinti, Notte stellata sul Rodano e Iris, sono in mostra al Salon des Indépendants a settembre e a novembre viene invitato ad esibire sei dei suoi lavori da Octave Maus, il segretario del gruppo di artisti belgi. Dopo una serie incredibile di alti e bassi, sia fisici che emotivi e mentali, e dopo aver prodotto con incredibile energia una serie sconvolgente di capolavori, Van Gogh muore nelle prime ore del 29 luglio 1890. La sua morte è tuttora coperta da un mistero.
Non è chiaro, infatti, se l'artista si sia suicidato oppure sia stato colpito per sbaglio dal colpo di pistola di un ragazzo di 16 anni. Il funerale ha luogo il giorno dopo e la sua bara è ricoperta di dozzine di girasoli, i fiori che amava così tanto. Come sempre, spero che il racconto ti sia stato utile. Non mollare e continua a studiare. L'italiano è una lingua facile. Puoi farcela.